Sì, perché anche il mio babbo era un passionista anche lui di leggere questi libri, cantare poesia. E un po' veniva a leggere, visto? E cantavano in berlesco, però se c'era anche qualche cosa di scrittura, Oliviero, era un po' meglio. Che io la porta la si faceva levare il sole, la si faceva come tutte le altre cose, per motivare anche una casa. E poi si principiava con pennati da scure a far legni. Chi faceva legno e chi principiava a far carzolo. Le piotte, quelle lì si chiamava il carzolo, si chiamava. E poi, fatto questo, quando si faceva Gesù come questa, si piantava due colonne, una in fondo e una in vetta, e poi si cominciava il comignolo. Si metteva quello là sul comignolo, quello là su è chiamato il comignolo, e si principiava a appoggiarci questi legni. Quando c'era il carzolo, si facevano col carzolo. Quando non c'era il carzolo, si piantava dei pali all'esterno della baracca, distante 20-30 centimetri, e si faceva un'intrecciata, e si faceva. Si faceva un fratticcio. Un fratticcio, via, si chiamava fratticcio. E poi con le pale si zappa la terra, di dietro ci si buttava un po' di frasca pugliosa e questa terra sopra, in modo che ne si arrivassi fino all'altezza di un metro. Poi un po' di piotti veniva a trovare senz'altro, non si poteva mica andare con tutta la terra per il fino in cima. Si cercava di proteggere i legni dalla terra perché ce ne venissi tanta negli occhi. Quando pioveva, che si doveva stare nella baracca, si doveva fare anche che da mangiare qui. Allora che pioveva fuori, tu lo facevi, bisognava farlo dentro qui, accendere il fuoco e fumo e c'era. Allora gli erano guai seri. Tutto il giorno dentro, ma specialmente la sera. E gli era quando uno doveva fare da mangiare al semipuio, perché con un po' di fuoco, con una cedilenuccia così. Il lume del fuoco? No, ma insomma poi venne le cetilene. E a carburo, insomma, un po' la meglio, un po' la meglio se vedeva. Dentro la capanna si portava un tegame d'alluminio, come a far soldato, la camella. Poi si aveva un romaiolo, la grattugia la si faceva in un bussolotto da conserva per grattare il formaggio, no? E se no, fino a non si era finito quel bussolotto, si grattava col coltello. Non era così, eh? Sì. E le parti del formaggio che le faceva? Parte del formaggio le faceva il capo compagnia. C'era sempre anche lì, c'era il capo compagnia. Quando si era fatto la polenta, si aveva un tovagliolo, si metteva qui sopra la rapazzola con sotto una giacca rimpiegata, in modo che questo tovagliolo facesse un po' stiana d'asino, e se pigliava questa pulenta
la si faceva sentire al fuoco, no? Che la si stacca meglio, e poi con una mano nel manico e uno nel culo del paiolo, verga sopra al tovagliolo. Poi si pigliava un filo del rocchetto che si portava da casa, che ci si affettava quasi la bruenda tutto l'inverno, con questo filo del rocchetto, e se ne faceva 5 o 6 specchi. Poi la si pigliava ogni specchio per volta nella mano, e con questo filo si girava a tondo e si mettevano in questo tovagliolo. Poi il companatico per mangiarla, c'era il caposquadra, prendeva la forma del formaggio e faceva 5, 6, 4 secondo le persone che c'era, e le metteva tutte in fila. E poi su ragazzi faceva, e allora si andava lì e si pigliava e ognuno il suo pezzetto e si mangiava questa pruenda. Carbone puro, il sole pizzo nelle terga, non è in discussione, ma li vedo durare in egual tempo, come se la luna fosse in piazza del vento, il sole è sempre acceso dal lampo. Contando i piedi, quante le dita dal... La si rimetteva nel paiolo, e questo paiolo veniva attaccato con un fil di lega sopra il fuoco, e ci si mandava da un e l'altro, ci si mandava chi era di qua e chi di là, una volta quello, una volta quell'altro, e con la manina sudicia si prendeva la fetta della pulenda, si prendeva e la si mangiava, e tutti contenti. Tanto che buona l'era, meglio che ti mettere su paura. Sostenitore della persona, via, perché e formaggio. E formaggio. Quello mancava. Però la mattina si faceva un secchio di caffè d'orzo e si metteva chi una romanata, chi due, in questo tegame, con una cucchiata di zucchero, anche quello il zucchero passava il caposquadra con un sacchetto, allora non erano in questi contenitori come c'è ora, allora si andava al paese, c'avevano palline da mezzo quintale e se ne prendeva un chilo, due chili, con un cucchiaio a quello, un cucchiaio a quell'altro, un cucchiaio a quell'altro e via. E poi se ti dà un po' di pane e si fa la colazione. E raccontate novelle. C'era lì, discussioni di quella cosa e di quell'altra. Poi la mia moglie cosa la farà a casa, la tua cosa la farà. Ora che tanto tutte cosette in questa maniera, è un livello. Un momento che se ci copri da qualche fiasco di vino alla domenica. Tanta passione del romanzo. Il romanzo ha visto storici, per modo di Dante, il Tasso, l'Ariosto, poi il Tasso, tutti questi libri ha visto che prima usava cantate poesia per le scanti, che cantavano improvvisate, così. Poi se ti andavi specialmente giù per Romano, il Viterbese, che laggiù ci tenevano tanto a sentire cantare toscani. Quando gli aprivano la bocca in toscano, porco mio nonno. Vino sopra quelle tavole. Penso lì per spirare la sporca. Sì, per quello. Vino quando si presenti che lì si pigliava la sporca con mezzo litro. E come la pulenta di castagne che si mangiava una volta, a mangiarla ora tu moriresti subito. Invece allora, come si faceva quella di Francesco Maremma, quando si faceva quella. Cavallo ad una gamba porta il pane per la sposa, non mangia mai, non muore, lo porto sulla spalla. Non è il mulo che al padrone lo riposa, non concima e si striglia con la pialla, no, non è il mulo che al padrone lo riposa, non concima e si striglia con la pialla. E capigli, tu c'hai figli del bosco, respiri.